È stato individuato e sottoposto a fermo dalla polizia l'uomo che all'alba di domenica scorsa aveva picchiato selvaggiamente a colpi di crick due giovani studenti di Fasano, rimasti gravemente feriti per una lite dovuta a un sorpasso avventato a Milano. L'uomo, che ha 55 anni e vive a Cameri, in provincia di Novara, è disoccupato. È stato rintracciato grazie alle riprese delle telecamere e alle testimonianze. Antonio Amirabile, 21enne, residente a Milano, e Francesco Patronelli, 19enne, residente nel Varesotto, attorno alle 4, mentre stavano rincasando in macchina a bordo di una Alfa Mito, in viale Renato Serra, sono stati superati da un uomo a bordo di una Matiz, che ha quasi urtato la loro auto. Il sorpasso a rischio di incidente è degenerato in una lite. Prima i giovani hanno suonato il clacson, poi le due vetture si sono fermate al lato della strada, con l'uomo descritto dai giovani, nonostante lo shock e lo stato confusionale, come un cinquantenne con capelli neri, baffi e occhiali e accento del nord, che è sceso brandendo il crick e ha colpito due amici per poi dileguarsi.